Io non ho le slide e ho il foglietto, quindi la presentazione di prima mi sarà molto utile per la prossima volta, però porto un sacco di problemi, che spero siano i vostri. Sono molto contenta di essere qua a Roma, perché uscire dall'isolamento per un romano è una cosa, insomma, difficile per un freelance, e credo che sia uno dei primi problemi di un freelance. E ho deciso di partecipare perché ho letto ultimamente un sacco di post di persone che avevano questa difficoltà, soprattutto giovani freelance, che non riuscivano poi ad avere uno stipendio alla fine del mese, perché poi questo alla fine è quello che cerchiamo tutti, no? E quindi ho pensato di portare la mia esperienza, perché io sono freelance da sempre, non sono mai stata dipendente, anche quando essere dipendente era, insomma, abbastanza normale, avere anche un contratto a tempo indeterminato. E io mi sentivo molto figa, perché era bellissima avere, non so, io andavo in vacanza mentre gli altri andavano in ferie, oppure io fatturavo mentre gli altri avevano lo stipendio. Sembrava molto figo, poi dopo è diventato, insomma, un po' più complicato, però insomma ci sono sempre lati positivi e lati negativi. Secondo me essere freelance non è una scelta, è una cosa che lo sei o non lo sei. Se non lo sei non puoi forzarti ad esserlo, e siccome io penso che poi niente è impossibile, se una persona non sente di essere capace di essere un imprenditore, di promuoversi, di organizzarsi, è meglio cercarsi un buon lavoro, perché questa cosa è possibile. Per gli altri invece, non so, io ho fatto delle riflessioni su quello che è stato il mio lavoro in questi anni, e quindi questo volevo raccontare. E 2 anni fa sono stata a un freelance camp a Ravenna, dove avevano organizzato un'interessante tavola rotonda con degli imprenditori, e questi imprenditori parlavano della loro esperienza con i freelance, e dicevano che sì, i freelance sono molto interessanti, molto creativi, sono capaci di bei progetti, però poi avevano dei lati negativi, sono inaffidabili, magari fanno i preventivi poi spariscono, poi giusto? Mi ricordo bene? E magari non rispettano i tempi. Questa cosa mi ha molto colpito, perché esatto, questa cosa mi ha molto colpito, e quindi ho pensato che invece forse il successo, fra virgolette, del mio lavoro è sempre stato questo, essere affidabili, cioè le persone appunto, anche quando si rivolgono a noi, vogliono risolvere un problema, e la prima cosa che noi dobbiamo fare come freelance è essere affidabili e creare delle relazioni. Non so, io penso che questi sono gli aspetti ancora più importanti del talento, della capacità di fare questo lavoro, che se lo fai evidentemente sei capace di farlo. Però curare la relazione con i clienti, appassionarsi ai loro progetti, alle loro storie, e realizzare insieme un percorso di crescita, secondo me è il vero segreto di un lavoro da freelance fatto con successo. E quindi come mettere insieme queste cose? Insomma, io ho avuto diverse esperienze con un grosso cliente, per esempio, che poi un giorno ha deciso di fallire, come diceva la ragazza prima, essere dipendente, no? Pur facendo il freelance. E poi un giorno questo qui è fallito, io sono rimasta, insomma, col sedere per terra. È stato poi interessante anche uno di quei fallimenti che ti rimette, che ti fa rinascere come in altre situazioni, come in molte, molte volte durante questa vita, ed è stato ancora più interessante ritrovare un nuovo equilibrio, e in questo nuovo equilibrio ho fatto delle riflessioni. Io ho clienti con i quali appunto difficilmente mi capita di fare un lavoro che sia fuori dal contesto, ancora di più in questi tempi digitali, no? In questi tempi così social, ma questo secondo me è un po' sempre, e quindi, cioè, quando si fa un progetto, anche se io faccio la grafica e l'art director, quindi comunque posso anche fare un lavoro a stante, no? Per esempio un logo, un sito o una brochure, però sono cose che poi, insomma, è difficile che ti capiti il cliente che finisce quella cosa e poi non ti chiama più. In genere si crea una relazione, o almeno io cerco clienti con cui creare una relazione. E poi ogni volta però è complicato, perché se lì gli devi fare il preventivo, ok, quella cosa l'ho messa, però poi se mi chiede un'altra cosa che faccio? Quindi gli devo fare il consuntivo delle ore che ho lavorato, come faccio? Insomma, un giorno ho pensato, ma perché invece non creare delle relazioni che avessero
più senso, sia per me che per loro. E quindi ho proposto ai miei clienti di fatturare, cioè di avere una consulenza, diciamo, a periodi molto più lunghi, anche un anno, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, quello che noi stimavamo fosse necessario per realizzare quel progetto. Anche con clienti con cui lavoravo da anni e magari sapevamo più o meno che dovevamo fare, non so, due numeri della rivista, non so, il restyling del logo, i poster per quell'evento, tutte queste cose, invece di essere fatturate o comunque preventivate una per una, potevano essere parte di un percorso. E questa cosa in realtà è stata accolta con entusiasmo sia da loro che da me. Quindi, ho cambiato prospettiva. Diciamo, rispetto a questo problema, secondo me si può cambiare prospettiva anche per chi fa un lavoro diverso dal mio, perché comunque si parte dalla relazione. Quindi, per esempio, io ho strutturato il mio lavoro, cioè delle fasce di clienti, appunto, per non avere il cliente unico che poi alla fine, se domani fallisce, rimani col sedere per terra. Ho creato delle fasce. Per esempio, clienti che mi danno il 30%, il 30%, il 20%, il 10%. Questa cosa mi permette, sia dal punto di vista economico, di essere più serena, a loro permette di, diciamo, diluire l'investimento, ci permette di crescere insieme, e mi permette anche di divertirmi di più, perché non è più soltanto quel lavoro che poi alla fine ti annoia, perché se non ne puoi più. Diventi anche meno creativo, meno produttivo. E anche mi dà la possibilità di avere delle risorse magari da destinare a qualcuno che mi può dare una mano in situazioni di difficoltà. Insomma, secondo me questa cosa può essere applicata a tante situazioni che magari uno non ci pensa. E quindi penso che la cosa importante sarebbe ogni tanto cambiare prospettiva, mettersi dall'altra parte e pensare come il proprio lavoro possa essere proposto in modo diverso e creare, insomma, delle situazioni diverse. Non so, questo è quello che devo dire, che volevo dire. Non so se qualcuno vuole portare un'esperienza o parlarne, non so. Troppo poco? Qualcuno vuole dire qualcosa? Scusami, tu hai parlato di relazioni, ma cosa fare quando il cliente non vuole creare una relazione che ti tratta soltanto come un numero, come qualcuno a cui Cambia affidare? cliente. In certi settori non. No, nel senso, io non lo so, devo dire questa cosa, io non so se sono stata fortunata, non credo, perché la fortuna, insomma, sì, oppure sì, non lo so, non mi pongo, di fronte alla fortuna non mi pongo. La cosa, io credo che la cosa davvero importante è avere passione e relazione. Ecco, veramente la cosa importante è la relazione. Io con i miei clienti ho proprio una relazione, proprio ci divertiamo insieme. Facciamo dei progetti, cambiamo idea, facciamo dei percorsi e questa è veramente la cosa che mi lega a loro e le lega loro a me. Io per esempio non ho mai avuto problemi di gente che non mi ha pagato, non mi è mai successo, eppure lavoro da un sacco di tempo. Non lo so perché, però semplicemente non mi piacciono quei clienti, non li scelgo. Non so se una mia cliente mi ha fatto che è anche una mia amica, insomma, una recensione e diceva, sembra che sei tu a scegliere lei, invece lei a scegliere te. Secondo me noi poi le scegliamo le persone, le catturiamo, le attiriamo per come siamo. E quindi davvero il segreto è la relazione. Se hai delle buone relazioni, il mio speech voleva essere sull'organizzazione, però in realtà se non hai una relazione è difficile proporre anche un accordo economico diverso, però anche l'accordo economico in realtà è una possibilità di avere delle relazioni più costruttive per entrambi. Beh. Sì,
Dunque, hai parlato dell'importanza dei freelance di essere affidabili e di creare delle buone relazioni. Hai detto che la fortuna è una parte di una torta molto grande, vogliamo darci un 20% e lasciamo tutto il resto a queste buone relazioni. Come hai fatto nella tua esperienza a creare queste buone relazioni? Non lo so. La cosa è che non lo so. Io mi appassiono moltissimo. Stimo moltissimo i miei clienti. Io proprio i miei clienti, io ho molti clienti donne, imprenditrici, più o meno cinquantenni, e io proprio li stimo, cioè io penso che fanno un lavoro appassionante, rischiano, si abbattono, ma comunque ricominciano, hanno problemi molto più grandi dei miei, perché sono imprenditori, io sono in fondo una professionista, e quindi mi ispiro moltissimo a loro e voglio essere una parte di questo processo. E questa relazione che si crea è parte di questa stima che io ho per loro. Davvero li stimo tutti, anche, non so, clienti, ho clienti anche così tanti, magari è più facile con persone che sono più simili a te nella storia o nella cultura, ma ci sono anche persone, anche uomini, diciamo, che sono così lontani da me, però non so, magari persone che hanno ereditato un'azienda di famiglia e che non pensavano proprio di dover fare gli imprenditori nella vita e che si trovano costretti magari a gestire un'azienda. A me questa situazione mi sembra estremamente appassionante, per cui mi appassiono con loro, evidentemente anche per loro questa cosa è un valore, ecco, è un valore. Questo. Io invece ho una domanda inversa, mi è caduto di tutto. Quando anch'io tendo a stabilire delle buone relazioni con i miei clienti, molto buone, abbiamo delle collaborazioni solitamente medio-lunghe, però il problema è quando questa buona relazione alla fine si trasforma in una sorta di spugna che ti prosciuga perché ti chiedono di tutto di più, quando l'idea di partenza era un'altra. Poi è ovvio che si cresce, si fanno determinate cose, però come si può fare poi per dire ferma un attimo, forse, cioè, non posso fare anche lo psicologo delle 7 di sera, da mezzanotte, cose del genere. Io non rispondo. Mi hai chiesto il sito, mi hai chiesto i contenuti. Semplicemente non rispondo. Ah, no, a te, al cliente. Ah, ok. Ma il problema è che delle volte loro non è che ti fanno la domanda, lo danno per scontato e tu dovresti stoppare in qualche modo e dirgli ok, però adesso, cioè, delle volte preferisco quasi fare un sito in cui lo inizio, lo finisco e ci siamo detti tutto. A me, devo dire, è capitato di... non so, io semplicemente non rispondo, ho smesso di rispondere, cioè magari mi arrabbio, cioè, magari mi arrabbio, mi offendo, però non rispondo, cioè non dico ma il nostro lavoro arrivava fino a qui, doveva essere quest'altro, se una relazione non mi piace sono certa di poterne trovare un'altra. L'idea non era di troncare, era di come fare capire... Ma se tu non rispondi, cioè nel senso non fai quella cosa, rimandi o in qualche modo glissi, dipende sempre da noi come ci facciamo trattare, secondo me, come ci mettiamo in relazione. È comunque una relazione, quindi comunque è uno scambio, siamo noi che ci mettiamo nella condizione di essere considerati in un modo o in un altro, credo. Okay. Poi non lo so, non ho soluzione, come affronto io questo problema. Fatto un attimo da lei che era prima. Quante domande? Era pieno di problemi. Allora, torna. Riallacciandomi alla domanda che aveva fatto la ragazza prima, la cosa che secondo me è fondamentale è il fatto, come dicevo prima, di porre dei paletti nel momento in cui si stipula magari un contratto anche con un cliente, cioè indicare quello che è compreso e specificare quello che non è compreso. Questo sicuramente toglie un sacco di problemi in corso d'opera e l'ho imparato con l'esperienza, ovviamente, perché poi salta sempre fuori magari non so, un servizio aggiuntivo che ti richiedono in corso d'opera, non sai come fare, magari loro sospettano che sia compreso o comunque che magari gli fai un prezzo di favore. Invece facendo così, nel momento in cui si stipula un contratto, comunque insomma nel momento in cui si prendono accordi per iniziare il lavoro, ci togliamo, diciamo, un buon 90% di beghe in corso d'opera, secondo me. Sì, poi è chiaro che quando si fa un, cioè, diciamo, banalmente un forfè, ci sono delle cose che
magari che puoi fare in più, delle cose che puoi fare in meno, ma secondo i miei calcoli, almeno quelli che mi sono fatta, è molto più facile essere pagati per quello che si fa in più quando si ha un contratto, diciamo, più a lungo termine, rispetto a quello che si fa quando si fanno i progetti separati. Perché tu magari fai il preventivo, faccio nel mio caso, per il logo, e poi magari ti chiede anche quella cosa che tu non avevi preventivato, che però gliela fai perché dici, vabbè, però ormai che gli faccio un preventivo per questa stupidaggine. Se invece comunque hai un percorso, e il percorso comunque ti fa incontrare anche altre strade, magari ti fa incontrare altri clienti, ti fa incontrare altre relazioni, è tutto molto più sereno. Cioè, questa cosa, io per esempio ho guardato il mio planning, no? Grazie, ho fatto una cosa con Gioia Cottini che è stata utilissima e la ringrazio, ho fatto l'analisi del mio diciamo, fatturato dell'anno precedente, e sembrava un elettrocardiogramma. Magari io facevo in un mese fatturavo zero, in un altro fatturavo quasi tutto il mio fatturato annuale. Era una follia, questa cosa mi faceva sentire male, e quindi adesso, diciamo, è meno un elettrocardiogramma. E poi secondo me una cosa che ho imparato da Alessandra, partire sempre, mi piace molto cambiare prospettiva, dall'altra parte: quanto posso guadagnare, quanto voglio guadagnare, quanto tempo posso dedicare al mio lavoro, quante ore posso lavorare e quante ore posso fatturare in un anno, e da lì, o in un mese, insomma, uguale, e da lì poi separare e trovare il modo per arrivare a quell'obiettivo. E questa cosa è anche molto interessante, perché se tu hai già coperto una parte del tuo stipendio, poi magari è una sfida a trovare un nuovo caso, oppure vabbè, quest'anno mi riposo, oppure no, voglio guadagnare, non lo so, ognuno poi ha la sua. Però cambiare prospettiva, direi che è sempre la soluzione. Basta? Ok, grazie. Grazie. Grazie.